tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Alfredo. Chi è nato come me negli anni 90 non può non innamorarsi del prodotto che vi vado a proporre oggi in questo video. Vi avviso, quasi sicuramente vi farà scendere una lacrimuccia, un po' perché rispolvererà qualche ricordo del passato, un po' perché ci accorgiamo che stiamo indubbiamente invecchiando. Lasciamo da parte il sentimentalismo e andiamo a fare l'unboxing. Ok ragazzi, il prodotto che andiamo a vedere oggi è clone del NES, una console uscita parecchi anni fa. Qui dentro ci sono 620 giochi, ovviamente questo è un clone, quindi la qualità non sarà come l'originale Nintendo. Andiamo a vedere cosa c'è dentro la confezione. Allora, nella confezione trovate il caricatore con l'adattatore alla spina europea, perché arriva con la spina americana, dovrebbe essere questa. Due joypad, eccoli qua. C'è una cosa da dire: in pratica i joypad sono dotati di questo, del cavo di collegamento, che è molto lungo rispetto alla versione originale, quella della Nintendo, quindi diciamo che questa cosa è stata migliorata. Poi c'è questo cavo che serve per la connessione video e audio con il vostro televisore, e infine c'è ovviamente la console, dove nella parte posteriore c'è l'alimentazione, l'uscita video. Nella parte frontale troviamo l'ingresso per i joystick, il tasto power e il tasto reset, che vedremo ci servirà ogni volta per uscire da un gioco e ricaricarne un altro. Comunque non perdiamo altro tempo, adesso colleghiamo il tutto al monitor presente alle mie spalle per questione di comodità. In genere, se si dovesse trattare di un televisore di ultimo tipo, ultima generazione, dovreste trovare nella confezione del vostro televisore questo cavo che permette di adattare perfettamente questi connettori a questo dispositivo. Ok ragazzi, dopo i piccoli problemi tecnici andiamo a vedere come funziona la console in compagnia di Charlie. La console è reattiva, si accende subito. Andiamo un po' a vedere i giochi. Super Mario. Vabbè, in pratica è il classico Super Mario. Però essendo un clone si vede che diciamo, i colori non è che sono tanto fedeli. Vabbè, diciamo che Super Mario più o meno è simile. Per cambiare il gioco dobbiamo in pratica ogni volta premere il tasto reset che è presente sulla scatoletta. Ok. Double Dragon, vediamo un po', due. Qui mi sembra che si menava. Tutto in cinese. Bello. Primi giochi che inneggiavano alla violenza. Vabbè dai, alla fine questo è carino. Comunque questa è una console che serve per passare il tempo, magari per risvegliare antiche passioni. Ma che roba è? Mi pestano le donne qua. Forse è un boss questo. Violenza sulle donne. Mi raccomando, non fatela.